Ehi tu, sì, sto parlando proprio con te. Stai cercando delle schede video? In descrizione al video c'è un link al canale Telegram che vende schede video in maniera sicura e veloce, perché vendute e spedite da Amazon. Quindi mi raccomando, fai un salto nel canale Telegram e non te ne pentirai. Ora devo scappare, altrimenti arriva G e si arrabbia. Ciao! Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi finalmente facciamo la recensione dell'AlphaCool Ice Wolf 2, un sistema di dissipazione AIO per la scheda video, e fidatevi, ci sono lati positivi e lati negativi di cui parlare. Innanzitutto, avete visto che figo l'intro? Sto scherzando. Seconda cosa molto importante, vi faccio uno spoiler per il prossimo video. Sapete cos'è questa? Questa è una GTX 1060 di GB, una gaming G1 da 6 giga. Perché è qui? Perché nel prossimo video vi farò vedere come questa scheda, che al momento sembra nuova, quando mi è arrivata tra le mani non era assolutamente nuova. E andremo anche a parlare della build in cui sarà inserita. Quindi mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdervi i prossimi video. Ma torniamo un pochettino all'Ice Wolf. La recensione si focalizzerà fondamentalmente su tre punti: 1. L'assemblaggio, 2. L'estetica del prodotto, 3. Le performance. Quindi, l'assemblaggio. Il video precedente a questo, sempre facente parte di questa serie, vi ha fatto vedere l'assemblaggio del sistema. Non è difficile assolutamente assemblare il water block sulla scheda video. C'è da dire che però purtroppo abbiamo fatto degli errori. Me ne prendo io le responsabilità, perché eravamo io e altri due amici, quindi sapete com'è. Una cosa tira l'altra, si leggono male le istruzioni, e sebbene io sappia che alcune parti del PCB della scheda video debbano essere dissipate ed altre no, ho confuso un pochettino i pad termici, ho messo pad termici dove non dovevano andare e non li ho messi dove dovevano andare. Ad ogni modo, non ci sono stati problemi, per fortuna, e ringrazio subito chi prontamente mi ha segnalato nei commenti: guarda, forse hai sbagliato a mettere i pad, tra cui anche Marco di MB Hardware, che mi ha mandato dei messaggi privati dicendo: guarda, hai sbagliato un pochettino così, non accendere la scheda. Comunque, tutto a posto, raga, la scheda video funziona. Grazie mille a voi, comunque, per, diciamo, avermi parato un pochettino il fondoschiena. L'assemblaggio è stato fondamentalmente molto molto semplice. Ci sono le istruzioni all'interno del packaging che vi ho fatto vedere durante l'unboxing, basta seguirle alla lettera e non dovreste avere problemi. La parte più difficile, secondo me, è stata quella di rimuovere questo, perché il PCB è attaccato ovviamente al dissipatore ad aria della 3080 e i connettori erano molto molto duri. Comunque, sono delle inerzie minori se avete già aperto delle schede video e sapete dove andare a mettere le mani. Ad ogni modo, montare il water block sul PCB della 3080 è stata decisamente una passeggiata, come lo è stato montare il backplate sulla parte posteriore appunto del PCB della 3080. Parliamo adesso dell'estetica del prodotto. Raga, a me questa estetica piace da impazzire. Avere un water block in acrilico con LED ARGB all'interno, e vabbè, cioè praticamente siamo dei bambini a cui piacciono i PC belli potenti e colorati, ma praticamente AlphaCool ha il mio amore incondizionato per quanto riguarda il design del water block, come è fatto e soprattutto l'illuminazione che c'è all'interno, perché l'avete visto nei video, lo state vedendo adesso nei b-roll, tanta roba. Ci sono due cose che non mi piacciono più che altro per quanto riguarda l'estetica. Uno, i tubi sono in gomma nera. Ok, va bene, volerli fare di un colore o addirittura trasparenti avrebbe reso il prodotto decisamente più cheap e soprattutto meno abbinabile a determinate build. Il nero va bene su tutto, perfetto. Facendo invece i tubi trasparenti mi sarebbe sembrato tutto build dei primi anni 2000-2005. Sapete, quelle comunque, quei tubi sono brutte, quelle proprio brutte. Quindi sì, è una cosa personale, ci sta, ci può stare. Se avete poi una build che ha uno stile, come posso spiegarlo, industrial, ci sta comunque molto molto bene. Per quanto riguarda poi anche l'estetica, mi piacciono molto le ventole, perché hanno, come potete vedere qui, hanno un anello
che fa vedere la luce e sotto appunto ci sono le ventole che con un diffusore di luce che illuminano davvero molto molto bene. Voi adesso state vedendo il water block dell'Ice Wolf 2 che si illumina in contemporanea con le ventole fornite da AlphaCool e danno davvero un effetto molto 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 bello. Oltretutto ci sono soltanto due cavi che escono dal water block. Uno è il cavo che serve per alimentare la pompa, va attaccato su un connettore delle ventole in maniera estremamente facile, e il connettore per collegare i led del water block e i led delle ventole a una presa ARGB J-Rainbow, quella che volete voi, comunque sulla vostra scheda madre. Sinceramente parlando è un sistema compatto che funziona decisamente bene, che riduce di tanto lo spessore della vostra scheda video e che vi permette anche magari di mettere qualche altra periferica laddove prima non potevate, perché se prendiamo questo dissipatore ad aria è abbastanza grosso, voglio dire, cioè è grosso, stiamo parlando di un dissipatore così doppio. Il water block è decisamente più fine, più figo e più bello da vedere. Punto, è comunque più comodo. Parliamo adesso delle performance. Le performance sono la cosa che più mi interessano di questo prodotto, perché ok, l'estetica è figa, bello bello bello, ma se non funziona fondamentalmente me lo attacco da una parte, lo metto praticamente in salotto per farlo vedere. No, a me serve che raffreddi bene la scheda video e soprattutto vada a raffreddare le memorie GDDR6X, perché sappiamo benissimo che ste dannate memorie scaldano a manetta. C'è da dire una cosa, la prima volta che ho assemblato il water block ho raggiunto delle temperature davvero ottime, circa sotto benchmark, sotto overclock, 60 gradi massimo sulla GPU con un overclock di 140 MHz e sulle memorie, facendo una prova di mining su NiceHash, lo so che non è il modo migliore per minare, ma a me serviva soltanto una dimostrazione di quanto potessero lavorare le memorie, ho raggiunto una temperatura di 72, massimo 74 gradi. Questa cosa l'ho provata in live, in descrizione c'è il link per il sito Viola al quale ogni tanto faccio questi esperimenti, quindi passate a trovarci. La seconda volta che ho provato il test è stato subito dopo che ho aperto di nuovo la scheda, l'ho ripastata e ho messo i pad termici sui MOSFET. Ora, non so se ho sbagliato qualcosina magari nell'assemblaggio della seconda volta, cosa che mi sembra abbastanza improbabile perché ho seguito le procedure come ho fatto la prima volta, ma le temperature delle RAM erano un po' più alte. È vero che magari ho spinto un pochettino in più l'overclock delle RAM, però arrivare comunque a 90 gradi mi sembra qualcosina di eccessivo. Sicuramente ho sbagliato qualcosina io, ma sinceramente parlando in game e comunque sotto benchmark le RAM non è che salgano così tanto di temperatura. Io non faccio mining, era semplicemente per vedere quanto questo prodotto fosse adeguato alla dissipazione del calore delle GDDR6X. La GPU sta fresca, sta decisamente fresca. Vi faccio un esempio, su Rocket League voi direte perché Rocket League? Perché Rocket League stressa davvero tanto la scheda video se la buttate comunque, se buttate il gioco al massimo del dettaglio, senza un cap di framerate, io riesco a fare oltre 500 frame al secondo in risoluzione 3440x1440 e credetemi, la scheda video a quel punto arriva intorno ai 60 gradi, se invece lo cappo a 240 o 360 fps si stabilizza sui 50, se lo cappo a 240, sui 60 gradi invece se lo cappo a 360, quindi le temperature sono più che buone. Ad ogni modo state vedendo i risultati di 3D Mark perché ho fatto una comparison diretta con la mia Vision OC dissipata ad aria, poi la mia Vision OC dissipata a liquido e la For The Win 3 di EVGA, sempre RTX 3080, che gli amici di ImproSystem mi mandarono in prova. Le prestazioni non sono così diverse tra la mia 3080 dissipata ad aria e dissipata a liquido, ma attenzione, questo sistema sì, può darvi più headroom termico per quanto riguarda l'overclock, ma io ho acquistato questo sistema per allungare la vita della mia 3080. Sappiamo che le 3000 scaldano tantissimo, sappiamo che più fresco si mantiene un componente, più si riesce a mantenerlo in vita, quindi questo è un ottimo sistema se volete allungare il lifespan della vostra scheda. C'è qualche difettuccio? Sì, raga, la pompa non è abbastanza potente. Vi faccio un esempio, voi adesso vedete che qui è posizionato il water block, qui è posizionato il radiatore del water block. Io prima volevo metterlo qui in verticale, dove adesso c'è il radiatore della CPU.
La pompa non ce la faceva, ogni tanto faceva qualche rumorino tipico che fanno le pompe che appunto non sono abbastanza potenti per permettere al liquido di vincere la forza di gravità, salire all'interno del radiatore e poi fare tutto quanto il giro. Messo così invece la pompa non fa alcun rumore, le temperature sono fantastiche, sinceramente parlando è un design che potrebbe essere rivisto magari per l'RTX 4000, perché so che questo tipo di dissipatore esiste per la serie 2000, per la serie 3000, per la serie RX 6000 di AMD, quindi se la pompa è standard per tutti i modelli, beh, potrebbe esserci necessità di qualche miglioria. Per quanto riguarda i tubi a sgancio rapido, che sono quelli brutti, che a me personalmente non è che piacciono più di tanto, ma ok, funzionano, fanno il loro dovere, molta gente si è lamentata che una volta che vengono sganciati i tubi cada molto liquido. No, non è assolutamente così. Io li ho dovuti sganciare per riaprire la seconda volta la scheda video e mettere i pad termici sui MOSFET e ripastare comunque la GPU. Sinceramente parlando, io avrò perso 3 gocce di liquido contate. E secondo, c'è una porta per rifillare il radiatore proprio sul radiatore, perché nel kit c'è anche una chiavetta in plastica che vi permette di aprire quella porta e poi rifillare il radiatore. Quindi per chi si lamenta dicendo no, il sistema perde liquido, ogni goccia che si perde è una bollicina d'aria, poi la bollicina d'aria fa il giro, va nella pompa, distrugge... No, non è così fondamentalmente. Sappiamo benissimo che se si mette il radiatore più sopra rispetto a qualsiasi pompa, l'aria tenderà a salire. Quindi non c'è davvero questo problema, anche se andate a sganciare i tubi. Oltretutto è un sistema comodissimo questo, fidatevi, è veloce, non sporcate, e se avete questo setup, quindi col radiatore messo su, non dovete assolutamente preoccuparvi delle bollicine che si vengono a creare all'interno del loop. Detto ciò ragazzi, questa recensione non era assolutamente sponsorizzata, questo prodotto l'ho acquistato io con i miei soldi e dipende molto dal modello della vostra scheda video, perché il prezzo varia più o meno tra i 230, 260, 270 euro, dipende molto dal vostro modello di scheda video. Ne vale la pena? Dipende da voi. Io ho preferito fare questa spesa per il semplice fatto che al momento è difficile trovare schede video. Se la mia 3080 tra un anno, due anni mi saluta, magari mi dà un po' fastidio, così sono certo di aver allungato il lifespan della scheda e di avere ottime prestazioni sempre e comunque. Quindi che vi devo dire? È un prodotto studiato bene, è un prodotto semplice da utilizzare, bello da vedere e che sicuramente darà un altro sapore alla vostra build. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi ricordo ancora una volta di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G e raga, nel prossimo video guardiamo questa 1060. Grazie mille per essere rimasti in mia compagnia e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao.